assolutamente nulla. Onesta, colpo mi verrebbe da dire. Io dico solo due parole, vi ringrazio per la presenza, ringrazio Daniele che ci ha coinvolto, noi abbiamo dato semplicemente lo spazio. La libreria è tutta a vostra disposizione, così come il bar, abbiamo un tavolo di fumetti al primo piano, sotto c'è una collezione un po' più ampia, abbiamo anche a disposizione da vedere l'anteprima nazionale. Comics Sketchbook, che sono i bozzetti degli autori contemporanei più influenti, uscirà a dicembre, ce l'abbiamo in anteprima nazionale, è possibile prenotarlo, visionarlo e dargli un'occhiata. Io ho già annoiato, buona giornata, buon festival del fumetto, a presto. Un applauso e grazie alla libreria Mondadori che ci ha ospitati in questo spazio. Mi presento velocemente anche perché, come ha detto giustamente Daniele Statella, voi non ve ne frega niente, siete qui per le stampe, quindi diamo subito il via a questa cosa. Io mi chiamo Gianluca Mercadante, lavoro per Pulp e Satisfiction, che sono alcune riviste letterarie fra le più famose, dove ci occupiamo anche di fumetti. E devo dire, conosco Daniele da tantissimi anni, siamo praticamente cresciuti insieme, si può dire, nella vercellesità e nell'ambiente vercellese in generale, e cercando a spallate di darci un pochino il nostro spazio in giro. Devo dire che da quello che mi ricordavo di Daniele all'inizio a oggi provo una grande soddisfazione, perché comunque Daniele io l'ho conosciuto quando già voleva fare l'autore completo e con un editore di Vercelli, Saviolo, diede vita a una trilogia quando le trilogie non andavano neanche di moda, attenzione, non era uscita neanche al cinema quella del Signore degli Anelli, se ti ricordi, quindi sei stato proprio un precursore, sì, cioè, assolutamente. E questa trilogia del giorno appunto fece scalpore, perché fu comunque una pubblicazione indipendente da parte di un autore che si proponeva per la prima volta, e sicuramente le prime volte non sono facili per nessuno. Oggi vedo tanta gente che conosce il lavoro di Daniele e questo naturalmente per me è una grandissima soddisfazione. Dani, vuoi dire qualcosa o vuoi già firmare, visto che... vi dico qualcosa, soprattutto vi dico benvenuti al Festival del Fumetto Vercelli tra le Nuvole, che mi vede come direttore artistico e organizzatore, no? Quindi in realtà io sono qui in una doppia veste, no? quella dell'autore e quella anche dell'organizzatore di questo festival, che oggi per fortuna è baciato dal sole nonostante le previsioni dessero pioggia. E tutti quanti mi dicevano: ah, ma Vercelli tra le nuvole, cosa ti aspetti? Tra le nuvole, nuvole sotto, sotto le nuvole. E invece no, abbiamo un po' di sole, quindi sarà una bella giornata, ricchissimo il programma. Guarda, è ricchissimo. Io mi sono messo subito per primo, così almeno vi svolgo appunto questa funzione, vi firmo un po' di stampe. Abbiamo realizzato questa stampa, una tiratura limitata, è un mio disegno che ho fatto appunto ambientato a Vercelli, dato che Diabolik in realtà è stato più volte ospite qui a Vercelli, c'è una tradizione, anche la casa editrice è sempre molto contenta di concederci il personaggio, insomma, quindi diciamo che noi abbiamo cominciato nel 2006 con un evento che si chiamava Diabolik a Vercelli, ed era una mostra tutta dedicata a Diabolik, e c'era anche un albo a fumetti con una storia ambientata proprio in questa città. Questa è una caratteristica di... Abbiamo una diapositiva. ce l'abbiamo forse. Vabbè, comunque poi allo stand di là trovate tutto, insomma. Ecco, era questo, esatto. Mostriamo alle telecamere. Esatto. Questa è anche una particolarità di Diabolik, che è un personaggio che è ambientato in un luogo di fantasia, come ben sapete, che è Clerville, però spesso e volentieri si concede ad avventure anche con ambientazioni reali come quelle come le città italiane, insomma, quindi insomma è una cosa abbastanza unica nel panorama del fumetto italiano, come è unico Diabolik nel panorama del fumetto italiano, perché io dico sempre che tutti quanti conoscono Diabolik anche se non hanno mai letto una storia, no? Se fate caso che Diabolik è uno dei personaggi di fumetti penso più conosciuto.
ormai è più un logo, no? Anche non è soltanto un fumetto, abbiamo qui anche una maglietta di Diabolik con questi occhi che ci guardano malissimo, e quindi è un'icona soprattutto, come dici giustamente tu. Ma la popolarità è arrivata chiaramente con Diabolik, direi, cioè un personaggio a cui devi molto. Un personaggio a cui devo molto, in realtà io non ho fatto tantissimo per Diabolik, però insomma mi ha dato quella visibilità in più, naturalmente questo è innegabile. Poi ho fatto per anni e anni fumetti per la casa editrice Star Comics di tipo bonelliano, come si dice. E quello è un tipo di racconto a fumetti un pochino diverso, perché appunto il taglio rispetto a Diabolik è diverso, già solo la gabbia di vignette, qui è una gabbia da 2 vignette, là abbiamo una gabbia da 6 vignette, la tradizionale gabbia del fumetto italiano, fumetto d'avventura italiano, che a me piace molto perché io appunto sono cresciuto con questo tipo di fumetto in bianco e nero, eccetera. Io faccio anche lezioni e tengo una scuola di fumetto qui a Vercelli, istituita proprio dal comune, che inizia appunto i suoi corsi a novembre. Faccio un piccolo spot pubblicitario, quindi se volete iscrivervi, poi c'è lo stand anche per i bambini, insomma è una bella cosa, e mi piace fare queste lezioni a scuola perché incontro i ragazzi e mi piace portare il fumetto anche alle generazioni più giovani, no? Perché purtroppo c'è una certa dispersione di lettori, no? Che magari abbandonano la lettura del fumetto, nonostante oggi il fumetto sia più vivo che mai, perché se voi andate al cinema trovate Batman, troverete Superman tra poco, troverete tanto cinema tratto dal fumetto. Questo significa che il fumetto è veramente una miniera di idee inesauribile. C'è una cosa allarmante che però ha portato a galla la Disney Italia, e si chiedevano come mai Topolino vende poco rispetto alle nuove generazioni, mentre invece un po' come Tex ci sono lettori forti, ma che vanno chiaramente indietro con gli anni, e dal sondaggio è emerso che Topolino vende poco perché parla una lingua morta, cioè in altre parole, se Topolino quando gli succede qualcosa e fa un'esclamazione come può far bacco o accidentolina, per i ragazzi di oggi sono espressioni di una lingua morta, un po' come tutto il resto. In realtà poi la Disney Italia ha detto no, noi comunque, ok, anche a fronte di questo dato, noi vogliamo continuare così, quindi questo sicuramente vuol dire che il fumetto continua ad avere, se non una certa forza, quantomeno professionisti forti che al suo interno continuano a mandare avanti un discorso di tradizione che secondo me è molto importante, anche una delle ultime forme artigianali, se vogliamo, no? Una forma artistica vendibile a un pubblico, ma del tutto artigianale. In Italia si usa poco computer, volendo, per quanto riguarda la e quindi siamo ancora alle matite, alle chine, e a perpetuare una tradizione che va avanti ormai da, in Italia, oltre 60 anni, direi. Consideriamo che Zagora ha compiuto 50 anni 2 anni fa e Tex ne ha compiuti 60 circa, insomma siamo lì. Poi questi sono naturalmente nomi grossi che risuonano un po' dappertutto, ma se parliamo anche d'altro, chiaramente è così. Facevi una differenza tra Diabolik e le produzioni di Star Comics. Mi collego a questa cosa anche per porti un'altra domanda che ritengo interessante. Oltre a questo, c'è da dire che con Star Comics tu hai dato vita a qualcosa di nuovo. Parlo di Cornelio, che era un personaggio che prima non esisteva, e di serie che poi la Star Comics lancia. Molto interessante anche Nuvole Nere, sceneggiata da Smokovic su racconti di Carlo Lucarelli. Una serie che sicuramente sarebbe arrivata all'esaurimento, perché se veniva tratta solo da racconti, prima o poi quei racconti sarebbero terminati. Ma è stato un esperimento interessante. Diabolik è in realtà un personaggio già costruito e anche mitico. Come ti sei raffrontato tu da disegnatore rispetto a una cosa di questo genere? Cioè hai interpretato un mito del fumetto italiano, e questo mi interessava saperlo. Ah, questa è una cosa che mi piace sempre fare, appunto confrontarmi con dei personaggi così, così importanti, cercando di non snaturarli e cercando di darne comunque una mia interpretazione. Adesso sto anche facendo
delle prove appunto per alcuni personaggi della Bonelli, e quindi anche in quel caso sto cercando sempre di stare diciamo nel un po' come il fumetto vuole, no? nel solco della tradizione, certo, ma con un minimo di innovazione, no? Quindi questo è quello che... Quindi sì, nel disegnare Diabolik sì, ho cercato di seguire le linee guida appunto del personaggio, perché appunto i fan di Diabolik sono molto affezionati a quel tipo di linea lì. Quindi non si può snaturare più di tanto, non si può interpretare più di tanto. Invece certi altri personaggi, come per esempio Dylan Dog, sono già più interpretabili. Diabolik invece si mantiene sempre sulla linea più o meno degli anni 70, così. Quindi anche se ha saputo trovare anche pubblico giovane, perché comunque Diabolik è un fumetto che vende ancora centinaia di migliaia di copie, quindi stiamo parlando comunque di un fumetto che vende, non è solo un'icona nell'immaginario collettivo come dicevamo prima, ma è un fumetto che tuttora continua a vendere e ad interessare molti lettori. Adesso poi... Sì, chiudiamo, perché giustamente voi siete ansiosi di avere la vostra stampa, Daniele è ansioso di farsi venire un crampo al polso. Noi ci ritroviamo qui, se volete, alle 11:30 con Ade Capone. Per quanto riguarda il resto, la città di Vercelli a vostra disposizione, come se fosse un enorme fumetto a cielo aperto. Grazie. Grazie. Sotto gli altri. Cerchiamo di fare una fila ordinata. Aspetta, Dani, noi esco di qua. Mettetevi una fila, poi slittate via, perché sennò... Ah, vabbè, allora se ce l'avete ce ne andiamo là. Slittate dietro. Molto giovane. Ma non è più giovane. No, ma saputo di poco.